Ciao ragazze! Le vacanze sono ancora lontane e l'unica tintarella che sfoggiate è quella di Luna. Se siete stanche del vostro incarnato pallido, oggi vi propongo un metodo facilissimo per ottenere un effetto abbronzatura molto naturale. Inoltre questo make-up è perfetto anche per chi è già abbronzato e vuole saltare la propria tintarella con un trucco super luminoso. Seguite il video perché vi mostrerò anche le nuove collezioni estive. Il primo passaggio è forse il più importante per ottenere un effetto abbronzatura. Io applico questo fluido, il Leica Doll Golden Infusion di Pupa, che forse è uno dei prodotti che preferisco di Pupa delle linee estive, perché dà veramente un aspetto abbronzato, però molto molto naturale e molto carino. È un prodotto molto molto leggero, va steso a piccoli tocchi, nel senso che ne va messo poco in zona per zona e poi sfumato. Fate attenzione ovviamente ad applicarlo in tutte le zone del viso e iniziare con poco prodotto e al massimo andrete dopo ad aggiungerne altro. Importantissimo sfumarlo anche sul collo, sulle orecchie e comunque in tutte le zone scoperte del vostro viso, nel décolleté, in modo da non avere un effetto viso abbronzato e collo bianco. Comunque ci sono due colorazioni di questo, la mia era 001. Poi applico un ombretto, questo è patina di MAC su tutta la palpebra mobile. Voglio un effetto molto naturale, quindi uso un pennello da sfumatura, quindi a setole abbastanza larghe. Poi applico questo altro prodotto, è un altro dei miei preferiti di MAC, è Mulch. Comunque vi metterò tutti i prodotti, i nomi dei prodotti nell'info box e lo applico più che altro nell'angolo esterno, anche questo in modo molto sfumato, anche perché d'estate c'è da dire che non abbiamo voglia di perdere molto tempo davanti allo specchio col caldo e così via. Poi applico questo bellissimo bronzo, anche questo è di MAC, e lo applico sempre qui in modo molto alla buona, diciamo, nella parte centrale della nostra palpebra. Dal momento che abbiamo utilizzato un make up molto luminoso sulla palpebra mobile, andremo a uniformare la zona sotto l'arcata sopraccigliare con un prodotto, un ombretto comunque chiaro, quindi un ombretto panna o assolutamente opaco. Lo utilizzo anche nella palpebra, nella parte interna della palpebra. Poi prendo un color panna, questa volta shimmer, e lo applico nella parte interna della palpebra perché in questa zona voglio un effetto comunque luminoso, un punto luce. Voglio rendere questo trucco estivo ancora più luminoso e scintillante applicando questa polvere brillante al centro della palpebra. In realtà è un ombretto minerale della linea Art Circus di Neve Cosmetics, che è una marca di ombretti minerali, quindi tutto naturale, e non so se la vendono ancora, però andate a vedere sul loro sito. Procedo poi a intensificare lo sguardo con l'ombretto di prima, il marrone scuro, solo nella parte esterna, nella piega esterna dell'occhio, quindi formo un'ombra a forma di V. Per intensificare ancora di più il make-up prendo un ombretto nero e anche questo in modo molto molto leggero lo tampono nella parte esterna dell'occhio con un pennellino a penna e poi con un pennellino a setole un pochino più larghe vado a sfumarlo. Poi applico questo eyeliner della linea estiva di Pupa, è un eyeliner marrone molto molto carino. Per facilitare la stesura vi consiglio di tirare leggermente la palpebra se non siete molto esperte. Scusate se qui è tutto sfocato, ma ho bisogno di avvicinarmi allo specchio per mettere l'eyeliner. La puntina la faccio per ultima, quindi procedo a piccoli trattini e poi per ultima faccio la punta. Attendete un attimo che si deve asciugare.
Poi prendo questa matita, sempre di Neve Cosmetics, è un marroncino bronzo molto molto carino, e lo applico nella palpebra interna dell'occhio. È una delle mie matite preferite perché è un colore veramente stupendo. Poi per l'estate è fantastico, la uso da tanti anni, a volte esco solo con questa, mettendo solo un po' di questa, perché sapete che d'estate non abbiamo tanta voglia di truccarci, soprattutto se siamo al mare e vogliamo rilassarci. E poi prendo questa matita color lime, è un oro barra verdino, molto luminoso e molto particolare, e lo applico nella palpebra interna dell'occhio, come vedete da giusto questo punto luce. E poi procedo col mio mascara, il solito Vamp di Bupa che adoro. Poi uso questo prodotto, fa parte della nuova collezione estiva di Bupa, come vedete in un unico, come dire, cofanetto è contenuto sia il blush che la terra, e poi c'è anche lo specchietto, è abbastanza comodo secondo me per portarlo in viaggio o anche per uscire. E applico, come vedete, la terra un po' sotto gli zigomi e i lati della fronte, in questo modo vado a scurire ulteriormente il viso, quindi l'incarnato. È molto importante creare questa sorta di contouring, perché altrimenti avremo un effetto incarnato piatto se utilizziamo solo un fondotinta scuro, più scuro. E poi prendo il blush incorporato e lo applico sugli zigomi. Poi illumino il mio viso con un illuminante, questo è l'highlighter bronze, sempre della nuova collezione di Pupa, e c'è in due versioni, ho la 001 e la 002, in questo caso uso la 001 che è leggermente più rosata. Come vedete ci sono varie tonalità di colori, io faccio un po' un mix di tutte. E poi lo applico sopra gli zigomi leggermente, come vedete dà giusto un effetto un po' scintillio, un po' al centro del naso, verso l'altro, al centro della fronte e sulle labbra nell'arco di Cupido. Poi prendo una matita labbra, questa se non sbaglio è la 001 Made to Last Definition Lips di Pupa, è molto molto carina, ha un effetto molto naturale. L'applico su tutte le labbra, sfumandola anche internamente. Perché poi per un effetto luminosissimo utilizzerò questo gloss, sempre di Pupa, rosato, e vedrete che l'effetto è proprio veramente trucco super estivo, luminoso. Sono veramente molto carini, soprattutto questi effetto comunque nude glitterato. Niente, questo è l'effetto finale, spero che vi piaccia, fatemi sapere in un commento se vi è piaciuto, mettete un mi piace e vi lascio qui i miei ultimi video, alla prossima, ciao, un bacio!